Ciao a tutti ragazzi e ragazze, Settembre 2000 è tornato e come potete vedere oggi siamo sulla seconda puntata della nostra rubrica Chiedilo a Sentai. Allora, una piccola cosa prima di iniziare, che mi sono dimenticato di dirvi, è che la domanda doveva essere preceduta dall'hashtag Chiedilo a Sentai, però tutto attaccato ovviamente. Però vabbè, ormai è stato, dalla prossima volta però facciamo così. Magari poi ve lo dico bene nel prossimo video di raccolta domande. Allora, iniziamo subito che qua c'è un bel po' da parlare. Mi sono arrivate una decina di domande, che ho sempre qui nel mio pratico foglietto. Allora, iniziamo. La prima domanda, le prime due domande, diciamo, arrivano da Matti Ammazzo che mi chiede: qual è il tuo supereroe preferito e perché? Allora, non ho un supereroe particolarmente prediletto. Ci ho pensato un po', infatti, da quando mi ha fatto la domanda, me l'ha fatta quando è uscita la prima puntata della rubrica, quindi parliamo di forse più di un mesetto fa. Ci ho pensato un po', devo dire che allora il mio supereroe preferito è Spider-Man, perché trovo che i poteri che ha, diciamo, il potere di arrampicarsi sui muri è una cosa che anch'io ho sempre desiderato, ma la cosa che mi piace è che lui comunque per essere più fedele a ciò che ha ricevuto, ovvero il morso di un ragno che gli ha dato questi poteri, nello Spider-Man originale, che è quello che ho seguito io, lui crea, essendo uno scienziato, Peter crea il fluido per lanciare le ragnatele, e lancia anche tipo di diversa intensità, sì, di diversa densità, così. E niente, quindi Spider-Man è il mio supereroe preferito per questo motivo. Se ne vogliamo mettere un altro, direi che anche il mio supereroe preferito è Batman, perché alla fine lui, non posso dire se è fatto da solo perché si è fatto quei soldi che aveva, però alla fine è perché lui è un uomo, come così anche Iron Man, come così anche Spider-Man, al contrario tipo di Superman che è un alieno. Ecco, comunque, passiamo avanti, che mi sono dilungato anche troppo. Passiamo a Marco, che mi ha fatto delle domande sui miei esami di maturità. Ne ha fatte ben quattro. Allora, vabbè, come sta andando la maturità? Se avessi fatto il video prima avrei detto che sta andando bene. Comunque, quali tracce hai scelto nelle prove? Quali materie e domande hai scelto in terza prova? Con cosa sei uscito? Allora, faccio la 2 e la 3 assieme. Allora, le tracce che sono uscite nella prima prova, ovvero il tema, sono state: la prima traccia un'analisi della poesia di Italo Calvino, che io avrei voluto fare, ma purtroppo Calvino era l'unico che non avevo ripassato, non avevo degnato di uno sguardo. Quindi alla fine ho scelto la traccia numero 3, che era una specie di tema tecnologico, sui social network, la telefonia mobile, quello che hanno fatto più o meno tutti. Le altre tracce poi non mi ricordo bene cos'erano perché è passato un po'. La seconda prova, essendo la mia scuola un alberghiero, è stata una prova d'alimentazione, sempre un tema, quindi descrivere le conseguenze, descrive tipo le conseguenze delle malattie che sono provocate da un eccesso di alimentazione, in particolare l'obesità, così, e un paio di domandine supplementari alla fine, sempre sulla materia. La terza prova, e qui mi collego, mi allaccio anche alla terza domanda, sono uscite quattro materie. Allora, inglese ed economia, che erano materie fisse che noi conoscevamo già. Dopodiché sono uscite francese e cucina, essendo appunto la mia specializzazione cuoco, che anche se erano segrete noi praticamente già immaginavamo. Inglese e francese, semplicissime, semplicissime cazzo. Semplici comprensioni del testo con tre domande l'una. Economia, domande, beh, di economia, e quello lì è stato veramente uno strunz, perché anche all'esame orale ha fatto lo stronzo con me, e un po' con tutti. Cucina, una ricetta italiana che avevamo fatto, io ho fatto la pasta alla norma, che è la ricetta di non ricordo bene dov'è, del sud, se non sbaglio, sud Italia. Poi con cosa sei uscito? Allora, praticamente io, studiando tutto il giorno prima che iniziassero gli esami, nella maniera categoricamente non più assoluta ma meno assoluta, cioè proprio studiato alla cazzo di cane, proprio alla cazzo di maitena, sono uscito con 74 su 100, praticamente senza fare niente. Se mi fossi impegnato, direi che sarei potuto uscire benissimo anche con più di 90, ma non avevo molta voglia. Mi sono adagiato sugli errori perché in 3 anni di scuola avevo guadagnato una ventina di crediti, con le prove scritte ero arrivato già a 54-55 crediti, quindi me ne bastavano altri 5, mi bastava presentarmi all'orale per essere già promosso. Quindi ho studicchiato anche qualcosina. Ma vabbè, passiamo oltre. Lost Star 96, anche lui mi fa tre domandine, mi chiede: libro preferito? Allora, dunque, libro preferito,
io direi che, siccome si parla di libri, proprio libri non fumetti, né manga, così, io ho letto molti libri in vita mia, ma quelli che possiedo io sono, vabbè, i 7 libri di Harry Potter, ho letto molti libri di Calvino, anche molti suoi racconti, tipo Il barone rampante e il visconte dimezzato, che sono belli, e ho preso i primi 6 numeri di Beast Quest, che è un libro che era è stato scritto da un inglese che non ricordo, Adam qualcosa, non mi ricordo bene. E mi è interessato molto, anche se sembrava un libro un po' per bambini, però mi è interessato e mi è piaciuto. Ma direi che a sto punto il mio libro preferito è Harry Potter e l'Ordine della Fenice, che è il numero 5, perché è il più lungo, con ben 804 pagine, e perché, cioè, rispetto al film hanno praticamente tagliato metà delle cose che succedono. Poi mi chiede, andiamo avanti, serie TV preferita. Serie TV preferita, io gli ho chiesto, tra l'altro, gli ho chiesto, ma serie TV intendi anche anime? Fa, no, no. Quindi serie TV preferita, Chuck. Chuck, scritto Chuck, l'investigatore, ragazzi. Chuck perché, mi chiede perché, perché mi piace questa idea che lui sia già un genio di suo, ma che possa, con l'aiuto dell'Intersect nel suo cervello, che possa fare l'impossibile praticamente. E anche il fatto che nelle altre serie poi verrà sempre più contrastato da nemici sempre più forti, diciamo, più preparati, ecco. Ed è anche qualcosa di comico comunque alla fine. Siamo quasi alla fine, ragazzi. Poi mi chiede, film preferito. Film preferito, anche qui non gli ho chiesto se anche film anime, però immagino film normale preferito. Quindi, film preferito, io direi sempre, forse sono un po' ripetitivo, ma il settimo di Harry Potter, di entrambe le parti, perché è molto bello. Comunque è bello, ragazzi, perché non ho proprio un film preferito. E se parliamo anche di film in anime o cartoni, tra i due, Shark Tale, che era fantastico. Ok, ragazzi, passiamo all'ultima domanda. Ho tenuto il meglio per ultimo perché è quello su cui un pochino più volevo approfondire, ma non molto. Tranquilli, ragazzi, vi lascio subito andare. Claudio Freddi mi chiede: potresti fare Five Nights at Pokémon? Allora, vi spiego. Five Nights at Pokémon è un gioco parodia, diciamo, di Five Nights at Freddy, che è il gioco horror che voi conoscete. Con l'unica differenza che, ad esempio, ho già visto io un po' com'è, Freddy è interpretato da Ursaring e ci sono tipo Loppany e con Basken. Poi non ricordo gli altri personaggi, quelli nascosti. Allora, a questa domanda ora come ora devo rispondere di no, ma non perché non voglia. Allora, io sono un fifone di natura, giuro, io sono veramente un fifone. Tra l'altro, recentemente sono stato costretto a guardare qualche video di Five Nights at Freddy's 4 e, vabbè, il colpo ti prende, cioè, il colpo ti prende. È anche una brutta cosa. Sono stato costretto da quel pirla di mio fratello. E, comunque, a parte il fatto che sono un fifone, comunque, a me piacerebbe anche giocarli. Il fatto è che ho provato, non a scaricarlo, ho provato a vedere come funzionava una piccola demo, mi ha crashato il computer, cioè mi si è spento. Quindi, e poi non c'è, video così, anche se potreste dire, ed è vero, cioè che copio tutti quelli che lo fanno, andrebbero fatti in webcam, c'è la webcam in alto a destra, qua il video, così ci sono io che guardo, poi mi spavento, e più è alto lo spavento, più iscritti arrivano. No, scherzo. Però non ditemi che non è così, dai. Cioè, se faccio un salto da qui a Orvieto, vado tipo 1 milione di iscritti, è così che funziona. Diciamo le cose come stanno, ragazzi. Comunque, quindi per il momento diciamo che è più un no per l'attrezzatura che un no per il fatto che magari non lo voglia fare di mio. Qualora riuscissi ad avere almeno un computer buono e una webcam, potrei anche farlo. Allora, ragazzi, io anche per oggi ho finito. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete un mi piace. Mettete mi piace anche alla pagina di Facebook, che come in ogni video vi metto in descrizione, mi ero un attimo distratto. E se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Tra l'altro, il video di domani, ragazzi, è il tanto atteso e sospirato giveaway, che durerà tutto agosto, dato che parto dopodomani. Quindi lo faccio partire il giorno prima e voi potrete godere di un'estate intensa per partecipare a questo giveaway, che dovrebbe commemorare molte cose, ma tutto domani, 29 luglio, vi spiegherò tutto. Ho imitato Daffy Duck. Tof. Vabbè, ragazzi, Deathstep del 9000, direi che per ora è tutto e ci vediamo la prossima volta. Ciao, ragazzi!